abbiamo Baldan comunque ancora in grado di fare, se vogliamo, il ritmo adatto. È importante, come ci suggeriva anche lo stesso Baldan e come tu puoi ben vedere, lasciare scorrere il retrotreno di queste macchine, impostare la curva e usarle praticamente un po' come se fossero trazione posteriore. Sì, sì, sì. Trazione posteriore. Perché la macchina dietro è talmente leggera che non riesce a controllarla, tutto il peso è davanti, in effetti in frenata hanno anche la tendenza di alzarsi dietro come una moto, e quindi qui il controllo è proprio del posteriore tanto che dell'anteriore. Sono macchine, sembrano semplici da guidare, invece sono molto complicate, anche perché i cordoli bisogna stare attenti come li prendi, perché qui fa presto a far pendolo e anche a capottare la macchina. Visto quindi, anche che i cordoli qui a Varano non sono proprio bassissimi. Non sono bassissimi, in effetti vedi che li pizzicano appena e già la macchina ha la tendenza di alzarsi un po' troppo. Però voglio spendere due parole anche su Nicola Baldan, che qui sta andando molto forte, ha avuto dei problemi anche venerdì notte, che l'ha passata tutta la notte in ospedale, è ritornato alle 6 di mattina per un problema di aver fatto di gestione qualcosa, ed è riuscito a fare le qualifiche sabato e adesso fare queste due gare, peccato per stamattina per un problema tecnico che era in testa. Comunque è un mio compaesano anche. È un tuo compaesano, ma si dimostra comunque... Abitiamo a 5-6 km di distanza da casa mia a casa sua. Sì, ma si dimostra comunque il pilota che ha interpretato nel migliore dei modi, se vogliamo, la guida di queste macchine. La guida di queste macchine, sì. Riesce a capire di quello che ha bisogno e, devo essere sincero, è bravo nella messa a punto. Buono anche...